Vice governatore Riccardi, dopo Sochieve e Dolegna, oggi siamo a Sutri. Innanzitutto, come stanno andando le operazioni di quest'oggi? Beh, mi pare che sono insomma molto fluido. I professionisti, gli infermieri, gli assistenti, insomma, stanno lavorando in maniera importante. Voglio ringraziare anche il sindaco e l'amministrazione comunale che hanno lavorato molto per allestire le cose e chiamare le persone che stanno rispondendo. Mi pare che le operazioni stanno proseguendo nella normalità secondo l'organizzazione che ci siamo dati e che era già stata attestata nei giorni scorsi a partire da Sochieve. Ecco, a tal proposito, qual è stata la risposta nei due test di Sochieve e Dolegna? La gente sta rispondendo, comprende l'importanza di queste operazioni? Sì, comprende, questo è importante, è altrettanto importante ricordare alle persone che questo non ci esime davanti a un esito negativo al rispetto dei comportamenti, questo è estremamente importante. Adesso noi continueremo in queste operazioni che sono in corso già anche in Valcellina in questo momento e poi faremo Paularo, che ha una dimensione un po' più elevata, per poi proseguire nei prossimi giorni andando a indagare quelli che sono i comuni dove abbiamo un andamento del contagio più elevato. Tenendo conto di quella che è stata la vostra decisione il giorno in cui è stata emessa l'ordinanza, pensate di ampliare la gamma dei comuni sui quali compiere questi test o vi fermate a quelli che avevate già deciso? No, noi pensiamo di andare ad indagare tutti i comuni che presentano un andamento del contagio elevato, quindi nel rapporto contagio tamponi è chiaro che noi cercheremo di andare a fare i test di massa alle persone e di conseguenza poi procedere ai tracciamenti come stiamo facendo in questi casi. Mentre la zona arancione, a noi i dati sapevamo che andavano in quella direzione, come ripeto ci sono dati che ci portano anche addirittura vicino alla zona gialla, ma al di là della zona l'importante è far comprendere a tutti che dobbiamo continuare ad avere dei comportamenti rispettosi delle regole, soltanto in questo modo ne usciremo fuori.